L'intervista all'ex concorrente della trasmissione di Canale 5, vittima del gioco Genodrom. A processo 4 dirigenti. Prima di quel giorno ero un uomo che faceva mille cose. Adesso per me è finito tutto. Dice di non saper descrivere quello che prova, Gabriele Marchetti, rimasto tetraplegico a seguito di un incidente avvenuto il 17 aprile del 2019, in occasione della partecipazione al gioco Genodrom di Ciao Darwin. Da allora sono passati 3 anni, ero finito in acqua a testa in giù, con le gambe rannicchiate e le braccia raccolte, ricorda, pensavo che sarei affogato perché non riuscivo a muovere nulla. Poi ho sentito i soccorritori che sono intervenuti immediatamente. Ma non è bastato, la sua vita è cambiata per sempre. Paolo Bonolis, conduttore della trasmissione di prima serata di Canale 5, NDR, non mi ha mai cercato per sapere come sto, spiega Marchetti al Corriere della Sera, neanche persone a lui vicine mi hanno mai contattato. Soltanto qualcuno della produzione all'inizio si è fatto sentire per telefono e per mail con la mia famiglia per conoscere la mia condizione fisica. Si sono messi a disposizione per ogni eventuale nostra necessità. Poi però non ci sono stati altri contatti. Il pensiero di Gabriele va oggi alla sua vita precedente. Ho sempre lavorato e mi sono dedicato alla famiglia, dice con commozione. Ed anche quel drammatico giorno aveva lavorato, per poi recarsi alla 11 agli studi Titanus di Roma, dove con entusiasmo avrebbe preso parte al programma di prima serata, con l'intenzione di passare una serata diversa e divertirmi. Poi l'incidente e le attuali condizioni, sono completamente privo di autonomia e dipendo totalmente da mia moglie Sabrina e mio figlio Simone per lo svolgimento di ogni atto quotidiano. Prosegue intanto processo a 4 dirigenti, di cui avvocati 2 al vertice di RTI, Reti Televisive Italiane, società confluita in Mediaset, accusati dal PM Alessia Miele di lesioni gravissime perché la loro superficie sarebbe stata resa scivolosa per rendere più difficile la prova.